Venditalia 2022 continua. Ci troviamo allo stand della multinazionale Mars e siamo in compagnia del responsabile vending per l'Italia, Umberto Polimene, e il responsabile Autovom per tutti gli altri canali, Domenico Muscatello. Domenico, cominciamo da te. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, finalmente ci rivediamo dopo 4 anni. Ciao Fabio, buongiorno a tutti, che piacere rivederci. E allora, il piacere intanto è certamente anche e soprattutto mio. Non vi dico quante interviste in una sola giornata siamo riusciti a fare, ma questo, per quanto possa farci naturalmente felici, ci rende anche un po' vulnerabili, perché poi veramente crolliamo da un momento all'altro all'ennesima intervista. Umberto, raccontiamo intanto che cosa è successo in casa Mars negli ultimi 4 anni. Sono successe un sacco di cose. Beh, sicuramente per noi che lavoriamo nel fuoricasa, in particolare nel vending, gli ultimi 2 anni sono stati degli anni difficili da affrontare per via della pandemia, che ha davvero provato duramente questo mondo. Mars ha continuato a essere a fianco di tutti i partner del vending, che anche la presenza venditale nel 2022 ribadisce questo forte desiderio di rimanere insieme, di investire nel vending, di continuare a essere il partner privilegiato per gli snack al cioccolato e quindi continuare a recitare il ruolo che da anni svolgiamo in questo mondo. Quindi la nostra presenza vuole davvero rafforzare e riaccompagnare il vending alla ripresa che tutto questo mondo merita. E lo state facendo alla grande, anche e soprattutto con i nuovi prodotti che nel frattempo sono stati lanciati. Assolutamente, proprio per sostenere la ripresa negli ultimi 2 anni abbiamo lanciato diverse innovazioni. Una di queste la ho tra le mie mani, che è la tavoletta di M&M's specifica per il vending, quindi adatta ad entrare nelle spirali delle macchine dei nostri clienti. E poi con l'innovazione che abbiamo alle spalle, che è il Be Kind, un prodotto che intercetta i trend salutistici del momento. Quindi cosa meglio che un prodotto che accompagna, oltre che il benessere, anche la salute dei nostri consumatori. Domenico, è il tuo turno. Negli ultimi 4 anni il canale Autovom ha subito le stesse problematiche della distribuzione automatica del vending. E tu in che modo sei riuscito a pilotare questo settore in Mars per dargli una struttura adatta alla circostanza? Beh, chiaramente l'Autovom è sicuramente la parte più colpita da questi ultimi 2 anni di pandemia. Quello che abbiamo potuto fare noi è cercare di continuare ad investire. Il vending rimane sicuramente uno dei mercati chiave, non soltanto all'interno dell'Autovom, ma all'interno proprio dell'azienda di Mars Italia. Ed è per questo motivo, appunto, come diceva Umberto, che nonostante le grandissime difficoltà che abbiamo avuto in questi ultimi 2 anni, abbiamo continuato ad investire anche in innovazione, quindi con innovazione molto importante, quindi le M&M's, come diceva Umberto, che si è trasformata in tavoletta, ed uno snack healthy che sicuramente dà forza a quello che è il nostro portafoglio e la proposta di Mars all'interno del canale vending. È chiaro che sono stati anni difficili, ma adesso finalmente nel 2022 il vending sta dimostrando la sua potenzialità, soprattutto in Mars Italia, con delle crescite molto molto elevate. Stiamo andando molto bene, siamo fieri anche di queste nostre performance, e sicuramente questo ci dà fiducia perché abbiamo raggiunto addirittura i numeri del 2019, il che vuol dire che la pandemia magari non è finita, ma probabilmente le difficoltà enormi che abbiamo vissuto in questi ultimi 2 anni forse sì. Ecco, e noi possiamo dire con certezza che questi 2 prodotti, la tavoletta di M&M's, la tavoletta di cioccolato con M&M's all'interno di colore azzurro e quella di colore giallo, sono tra le più selezionate nell'ultimo anno nel vending in tutta Italia. Loro, per cercare di corrompermi in qualche modo, hanno detto: va bene, facciamo una cosa, la diamo anche a te. E io ho detto: vabbè, la prendo, ne faccio tesoro, la apro, ma prima di andar via magari un morso riesco a darglielo. Umberto, Domenico, grazie per la vostra collaborazione, per il contributo che siete riusciti a dare per questa edizione di Venditalia 2022. Quali sono le prossime primizie che dobbiamo attenderci da Mars Europe, Mars International in questo caso, per nuovi prodotti nel prossimo biennio?
Guarda, io ti dico un concetto che per noi è fondamentale. Mars ha tre fondamentali asset nel vending. Il primo asset sono i nostri brand. Sono dei brand che per la loro capacità di attrarre i consumatori sono straordinariamente fondamentali per i nostri partner, perché permettono loro di vendere e quindi chiaramente di portare avanti il loro business. Il secondo asset sono le nostre persone. Noi in Mars crediamo molto nel ruolo degli nostri uomini, tant'è che noi ci chiamiamo associati, siamo associati all'azienda, e questo è un concetto molto importante. Siamo una delle poche aziende che ha un team interamente dedicato al branding, e quindi il nostro team ha lavorato davvero incessantemente, specialmente durante la pandemia, per stare al fianco ai nostri clienti, e continueremo a farlo. Il terzo asset sono le macchine. Noi siamo sempre stati un'azienda che si è distinta per supportare i nostri clienti attraverso distributori automatici, e nel prossimo futuro lavoreremo attraverso dei test che stiamo facendo ora per intercettare i nuovi trend anche che la tecnologia oggi ti permette. Avete visto la nostra vending machine, che permette delle cose davvero rivoluzionarie nel mondo del vending, come per esempio del cross-selling, quindi vendite abbinate, piuttosto che la possibilità di far vedere visivamente non soltanto il prodotto ma anche eventuali spot o comunicazioni che vogliamo far passare. Ecco, quindi questo rimane un asset cruciale sul quale continuare a investire, e che davvero darà un'ulteriore mano alla ripresa assoluta del vending negli anni a venire. Domenico, per quanto ti riguarda invece, cosa ti attendi, o meglio, qual è la proposta Mars per l'Autovom per i prossimi 2 anni? Ma innanzitutto continuare ad essere un partner per tutti quanti i nostri clienti, non soltanto del vending ma dell'Autovom in generale, quindi continuare quello che è questo percorso che abbiamo intrapreso di crescita, quindi tornare ai livelli del 2019, di continuare a supportare la crescita non soltanto nel vending ma in tutto quanto l'Autovom, perché sappiamo quanto è importante questo mercato anche per quelli che possono essere gli sviluppi in Italia nei prossimi anni. E poi chiaramente, come dicevi tu, noi vogliamo essere vicini anche con il prodotto, quindi con lo sviluppo del prodotto. Per quanto riguarda il vending, stiamo cercando di capire quali possono essere altre innovazioni importanti, soprattutto in termini di nuovi formati ideali per questo canale, assolutamente ideali per quelli che sono i nostri shopper, che devono poi usufruire chiaramente dei nostri prodotti, quindi partner. E allora, in attesa dei nuovi prodotti, noi ci pappiamo quelli che ci sono. Meglio una barretta oggi che un nuovo prodotto domani. Grazie Umberto, grazie Domenico. È il momento di brindare, di mangiare finalmente qualcosina allo stand Mars con tutti voi.